Care concittadine e cari concittadini, ci apprestiamo ormai la settimana prossima a una ripresa generale delle attività economiche e di questo non possiamo che felicitarci, perché finalmente la città e credo gran parte dell'Italia, sicuramente la regione, potrà riprendere il suo cammino. Sappiamo ormai tutti che il presidente Emiliano ha già disposto la riapertura anche di quelle attività che la cui apertura era prevista per l'inizio di giugno, come i ristoranti, gli estetisti, i parrucchieri e i bar. Quindi da lunedì si riparte. Purtroppo rimangono ancora non disciplinate nella ripartenza le attività culturali a cui noi ci siamo dedicati molto in questi ultimi anni, e tuttavia speriamo che anche per le attività culturali si trovi un modus operandi che possa in qualche modo fare ripartire i nostri ragazzi, gli artisti che si occupano di cultura. Nel prossimo futuro sapremo che cosa ci diranno della scuola, specialmente per il prossimo anno. Ecco, questa ripartenza non ci deve far sottovalutare i rischi di una ricaduta e di una ripresa dei contagi. Se non rispettiamo le due regole principali, che sono il distanziamento e il divieto di assembramento. Poi ci sono altre regole che tutti conosciamo, come quello dell'uso della mascherina, di lavarsi ripetutamente le mani. Però il divieto di assembramento e la distanza è l'arma che tutti noi abbiamo per sconfiggere definitivamente il virus. Quindi davvero faccio appello a tutte le concittadine e tutti i concittadini, da lunedì facciamo in modo e comportiamoci come ci siamo comportati in questi giorni, molto disciplinatamente, quando ci siamo avvicinati per esempio ai mercati settimanali, che noi abbiamo voluto prima di tanti altri comuni a Martina, ne abbiamo promosso la riapertura in sicurezza. Credo che tutte le attività economiche in questo momento si stanno adoperando per la riapertura in sicurezza. Ciascuno di noi, ciascun operatore economico, ha la responsabilità davvero che il virus non riprenda quota. E questo lo dico in un giorno in cui possiamo constatare l'azzeramento dei positivi a Martina Franca. Cioè ripartiamo davvero a Martina da zero. Questo è avvenuto perché i cittadini nella fase 1 hanno rispettato molto i precetti previsti dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e hanno garantito che a Martina il contagio non si diffondesse più di tanto. Oggi è sotto controllo e possiamo esserne tutti quanti felici. Questa attività l'abbiamo potuto garantire attraverso una diversa utilizzazione della macchina comunale, anche naturalmente, perché molto è stato fatto dalle forze dell'ordine, molto è stato fatto dai volontari, moltissimo è stato fatto dai medici e, se noi ci ricordiamo, il primo, diciamo, presidio che abbiamo messo in sicurezza è stato quello dell'ospedale di Martina Franca attraverso la predisposizione di tende che hanno assicurato la separazione di chi all'ospedale si avvicinava. È stato un gran lavoro, abbiamo repentinamente applicato le disposizioni previste dal Ministero, che per garantire i servizi comunali ha concesso una deroga all'organizzazione del lavoro, chiedendo espressamente ai comuni di collocare
a distanza, in lavoro cosiddetto smart working o lavoro agile, sostanzialmente lavorare da casa. Il Comune di Martina Franca ha potuto garantire i servizi di cui tra poco vi parlerò, perché una organizzazione che avevamo già predisposto per la verità, per lo sviluppo della città, per lo sviluppo dell'agenda digitale del Comune di Martina Franca, ma avendola predisposto in anticipo rispetto a tanti altri comuni, abbiamo potuto realizzare un'attività per cui ciascun dipendente da casa era come se fosse nel Comune di Martina Franca. E l'attività di quei dipendenti, che io ringrazio, spesse volte si è svolto molto oltre l'orario di lavoro, ma non posso dirlo più di tanto, altrimenti le organizzazioni sindacali mi richiameranno subito su questo punto, però li voglio ringraziare perché spontaneamente hanno garantito che tanti lavoratori del Comune di Martina Franca da casa, su una piattaforma che avevamo già predisposto, hanno potuto lavorare come se fossero nella scrivania del Comune. Ora, chiaramente queste attività magari sono note a pochi e qualcuno probabilmente non si è reso conto di quello che è stato fatto in questo periodo. Voglio ricordare che già prima del governo noi avevamo fatto una variazione di bilancio di giunta deliberata sulle piattaforme che metteva a disposizione dei nostri servizi una prima somma per aiutare le famiglie. In quel periodo ricordo che ricevevo telefonate davvero di tanti cittadini di Martina, che poi hanno anche alimentato, diciamo, il conto comunale con le donazioni, che erano preoccupate. Chi poteva, chi aveva possibilità, era preoccupato per l'immediato crollo del reddito di tante altre persone che invece sono nel precariato, che avevano contratti precari, che avevano magari attività giornaliere che venivano immediatamente private del reddito. Noi abbiamo come comune disposto subito di una somma in favore dei cittadini che ne avessero avuto bisogno, e i nostri servizi sociali, e devo ringraziare davvero Donatella Vitale e tutto il team dei servizi sociali, l'assessore Schiavone, che incessantemente sotto la guida della dottoressa D'Arcangelo hanno montato un dispositivo che è stato in grado di assicurare a 900 famiglie in pochissimo tempo dei buoni da spendere nei supermercati e nelle farmacie. Non ce lo dobbiamo dimenticare. Insieme a loro va ringraziato la Protezione Civile, che attraverso un dispositivo messo in piedi dal centro operativo comunale ha consegnato casa per casa, per evitare assembramenti, i buoni spesa. Questi buoni li stiamo replicando anche per la seconda quindicina del mese, e anche per il mese corrente lo abbiamo di nuovo replicato per queste famiglie. Ed è in corso attualmente, sulla base di una valutazione più, diciamo così, che dà ancora più possibilità, la possibilità appunto di mettere a disposizione anche di altri nuclei familiari le risorse che nel frattempo poi si sono incrementate delle somme messe a disposizione dal governo e dalla Regione Puglia. Questa attività si è affiancata alla distribuzione delle integrazioni ai fitti. I nostri servizi sociali erano impegnati su quel fronte, ma anche sul pagamento dell'integrazione ai fitti, ma hanno assicurato anche l'attività dei centri diurni, hanno assicurato anche l'attività dei centri antiviolenza, anche l'attività dello sportello emigrati. Ecco, un complesso di attività che si è potuto svolgere grazie alla capacità davvero delle nostre assistenti sociali convenzionate, che davvero ringrazio,
che hanno valutato in tempo reale, con molte, molte ore di sacrificio e di lavoro, lo stato di bisogno e quindi l'erogazione del buono spesa. Quindi ancora a loro il mio ringraziamento. L'attività del COC è stata del centro di coordinamento è stata un'attività complessa, lo voglio ricordare. Nel centro comunale di coordinamento erano impegnate le funzioni di polizia locale del comune, le funzioni tecniche del comune di Martina Franca, ma anche le funzioni delle forze dell'ordine e dell'ospedale, accompagnate anche dai volontari che sono diventati il braccio operativo di una serie di disposizioni che sono state deliberate. Il COC si è riunito, e io ringrazio tutti i partecipanti di quelle funzioni, e l'ingegner Mandina che l'ha coordinato incessantemente. Ringrazio davvero i vari intervenuti nel COC, perché per ben 21 volte si sono riunite per condividere quello che era più opportuno per garantire le disposizioni governative, per garantire le ordinanze, quindi dal controllo del territorio, ma anche dalle attività di sostegno, per esempio a chi avesse bisogno di farmaci a casa con il servizio pronto farmaco, a chi avesse bisogno della spesa a casa perché era rimasto solo e isolato. Tutti i servizi che sono stati garantiti dal centro operativo comunale, insieme alla distribuzione, ce lo ricordiamo tutti, di ben 30.000 mascherine a 30.000 alle famiglie di Martina, ma 30.000 mascherine sono state distribuite nella primissima fase dell'emergenza, perché generosissime aziende di Martina Franca hanno ritardato il collocamento in cassa integrazione delle loro maestranze per produrre questi dispositivi che, pur non essendo omologata, hanno consentito un primo intervento protettivo della nostra cittadinanza. A loro va il nostro ringraziamento, ma ancora una volta alla Protezione Civile e ai volontari che hanno distribuito casa per casa, come tutti ricorderemo, questi dispositivi. Quindi questa è parte dell'attività che sicuramente nei numerosissimi dettagli avrebbe bisogno di molto tempo per essere raccontata, però pensare o, se può dire, insinuare che le attività comunali nel loro complesso si siano fermate non è una cosa né giusta né utile. Io non mi aspetto che nel nostro paese le voci cosiddette diverse da chi amministra poi si uniscano, come è successo in tanti altri paesi d'Italia, dell'Europa, nel comune sforzo di garantire i risultati. L'attività della Giunta, che non si è fermata, si è riunita ben 13 volte. Una delle deliberazioni che ha assunto la Giunta è quella di fornire un atto di indirizzo ai servizi di ragioneria per approntare una variazione di bilancio che tenga conto della ripresa delle attività economiche per il sostegno alle imprese. Conosciamo i problemi di chi è stato costretto ad abbassare la saracinesca e sicuramente non può pagare per servizi che non ha ricevuto, come la Tari, come la TOSAP, che è il servizio di occupazione di suolo pubblico, o come la stessa imposta di pubblicità. E anche oltre, questo indirizzo è stato fornito immediatamente dalla Giunta ai servizi di ragioneria e la maggioranza ne ha già cominciato a discutere. Il prossimo Consiglio Comunale vedrà affrontare questo problema, che è importante per aiutare la ripresa delle nostre imprese. Ma insieme a questo abbiamo lavorato, per esempio, per mandare avanti anche la gara
di una gara molto importante della riqualificazione di Piazza Mario Pagano, che va avanti da alcuni anni e che non si è fermata nonostante le gare in via generale erano state fermate, ma è stato concesso una deroga dell'ANAC che abbiamo sfruttato immediatamente, ma abbiamo anche deliberato per la ricostruzione di alcuni muretti a stecchi e lavori stradali. Abbiamo deliberato alcuni interventi sull'asilo nido Primavera, abbiamo approvato l'accordo quadro per gli interventi di manutenzione, abbiamo firmato il contratto per il collettamento della rete dell'acquedotto pugliese verso San Paolo, che come sappiamo ha bisogno da molti anni di un intervento di potenziamento della propria rete idrica. Non solo questo abbiamo fatto in questi giorni, ma abbiamo lavorato anche perché le imprese che stanno sui cantieri, che ripartono nella quasi totalità la settimana prossima, alcuni sono già partiti come il parcheggio di Via Bellini, ma partiranno gli altri, abbiamo avuto un'interlocuzione costante anche per questo ringrazio più in generale il settore tecnico per all'adeguamento delle procedure di sicurezza per far partire i lavori in sicurezza. Chiunque dovrebbe ormai sapere, ascoltando i notiziari, che ciascun cantiere ha bisogno di un modello di sicurezza idoneo. Quindi in questi giorni abbiamo lavorato perché tutti i cantieri si fornissero di un nuovo modello di sicurezza in modo da ripartire. E guardate caso, un nuovo modello di sicurezza è necessario anche per i servizi comunali, proprio perché si svolgono in un palazzo che ha bisogno di molti adeguamenti per poter garantire il distanziamento e per poter garantire l'afflusso in sicurezza dei cittadini. È di ieri un incontro con i tecnici per l'adeguamento del documento di valutazione dei rischi. Oggi si è effettuato un sopralluogo, nei prossimi giorni avremo le risultanze e solo dopo, così come prevedono i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e i vari protocolli che si vanno firmando per la ripresa dell'attività, solo dopo in sicurezza potremo far riprendere nel comune di Martinafranca le attività che oggi, ripeto, si stanno svolgendo per molti lavoratori e lavoratrici dalle loro case. E li ringrazio per davvero averci sostenuto in questo periodo. Ma il settore finanziario non sta lavorando soltanto per la variazione di bilancio, per garantire alle imprese quello che abbiamo garantito alle famiglie bisognose, ma ha lavorato anche per la predisposizione del rendiconto di gestione. Non credo che l'abbiano fatto molti comuni in provincia di Taranto, che è già pronto ed è stato già approvato dalla giunta comunale e decorsi i termini previsti dalla legge perché i revisori e i consiglieri ne possano prendere contezza, sarà portato in consiglio comunale e quindi esaminato dal consiglio comunale. Quindi è un'attività molto forte che è stata mantenuta in questo periodo. Ma abbiamo lavorato anche molto con le attività produttive. Io devo ringraziare molto l'assessore Maggi, no? Prima ci siamo occupati dei settori dell'assessore Convertini, ma dell'assessore Palmisano, ma devo dire la squadra degli assessori è stata tutta operativa. Immagino per esempio l'attività di vicinanza dell'assessore La Sorsa alle forze di polizia locale, che sappiamo sono state molto impegnate in questo periodo. Le attività produttive non si sono fermate, non solo portando subito in Consiglio Comunale una variazione di un regolamento che può consentire l'apertura dei dehors con una semplice autodenuncia se è esattamente quello che hanno aperto l'anno scorso, salvo poi verificare la possibilità, ove ce ne sono le condizioni, di un ampliamento.
ma ha lavorato anche per organizzare incontri con tutti i settori produttivi, con tutti i segmenti dei settori produttivi, a cominciare dal manufatturiero, a seguire con le attività alberghiere, a seguire con le attività ricettive diffuse, a seguire con i ristoratori, a seguire con i titolari di supermercati, con i Deor e ancora incontri incessanti in cui su piattaforme, ecco, che ormai il virus ci ha messo, diciamo così, in condizioni sempre di più di accelerarne l'utilizzazione, questi incontri hanno sortito decisioni, sortite risultati che andremo specialmente nei prossimi giorni a mettere in campo. Ci stiamo occupando anche, può sembrare così marginale, della volontà dei nostri allevatori di passare, di potenziare l'allevamento del cavallo murgese. Stiamo sollecitando quotidianamente la prefettura a dare il riconoscimento ai nostri allevatori, perché davvero con grande impegno hanno costituito un fondo manifestando la volontà forte di puntare su questo allevamento come una delle possibilità di sopravvivenza degli allevamenti a Martina, tenuto conto della difficoltà ormai di produrre latte per i prezzi estremamente bassi. Ecco, sono un complesso di attività che abbiamo svolto in questi mesi. Quanto non si poteva uscire di casa con i mezzi che la tecnologia ci metteva a disposizione. Non c'è nessun comparto che non abbia potuto, che non abbia lavorato. Il settore dell'urbanistica nei prossimi giorni è pronto a portare all'attenzione della maggioranza prima e del Consiglio tutto del lavoro sviluppato in questi mesi. Infine voglio davvero dare atto di un lavoro che anche questo può sembrare invisibile, ma che ha visto impegnato di concerto sia l'assessore Lenucci sia l'assessore Scialpi, con dei tavoli di confronto con i dirigenti per sopperire e supportare la necessità della didattica a distanza che, come sappiamo, ha riguardato i nostri ragazzi e i nostri bambini in questi mesi. Le scuole hanno dimostrato davvero una forte reattività, ma noi come comune abbiamo cercato di fare la nostra parte, per esempio destinando subito 10.000 euro di un fondo comunale per assicurare la connessione, quindi la possibilità di collegarsi di alcuni nostri giovani che ne fossero sprovvisti, garantendo alle scuole un'integrazione dei fondi che loro avevano ricevuto dallo Stato, ma anche andando a consegnare la tecnologia sempre attraverso i nostri volontari all'interno del sistema di protezione civile, anche per esempio i tablet e i computer di cui avessero bisogno, di cui ne fossero sprovvisti i nostri giovani. Termino su questo proprio perché è il terreno di impegno più forte che abbiamo nei prossimi mesi, insieme a quello del sostegno alla ripresa economica della nostra città, che è quello della ripresa della didattica piena per i nostri bambini, per la loro formazione culturale, per la loro crescita, con la possibilità, che spero sia subito messa in campo dal governo, di assicurare l'incontro tra i bambini nelle forme più protette possibili. Però i bambini devono potersi incontrare e crescere insieme. Io spero che si trovi subito una soluzione a questo problema, ma intanto già ci stiamo occupando di guardare nella prospettiva il trasporto dei nostri ragazzi, che sicuramente non potrà avvenire nelle forme come era avvenuto finora, ma che sicuramente noi dobbiamo garantire, perché la crescita culturale della città è, diciamo, il valore aggiunto di Martina Franca a cui noi abbiamo sempre lavorato incessantemente.
tutta quanta la città è chiamata a fare uno sforzo in più. Lo sforzo principale, torno sulle parole iniziali, è che comunque continuiamo a combattere il virus con il distanziamento e con evitando gli assembramenti, ma soprattutto continuando a mantenere tutte quelle disposizioni di cautela. Se riusciremo a tenere per alcuni mesi la situazione che abbiamo raggiunto in questo momento, noi avremo vinto la guerra almeno sul nostro territorio. Quindi grazie a tutti che hanno lavorato per questi obiettivi, grazie ai cittadini di Martina Franca, continuiamo a camminare.